Il libro che ho scelto è Cosa fai in giro di Cesare Cases, uno dei più importanti critici, saggisti e germanisti del secondo Novecento. Si tratta di un frammento autobiografico in cui Cases racconta la sua adolescenza nella Milano delle leggi razziali e fu un libro che ebbe una fortuna molto particolare. Uscì per la prima volta nel 78 su un numero speciale della rivista Il Ponte dedicato al 40 anni delle leggi razziali e successivamente venne raccolto nel materiale dell'Immaginario, un'antologia di Remo Cesarani e Livio De Federicis, e poi fu consacrato nei racconti italiani del Novecento di Mondadori. Leggo un breve estratto. Il fatto che le leggi razziali fossero state emanate durante le vacanze, per me tra la seconda e la terza liceo, ci risparmiò traumi scolastici sgradevoli. Quanto bolliva in alto non aveva nessun riscontro nella società civile. A scuola non si era avvertito nulla di quel che si preparava e non ritornarci aveva qualche cosa di assurdo. Mi ricordo che volevo andare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico per la curiosità di vedere come il preside avrebbe affrontato la questione. Mio padre giustamente mi dissuase. Poi gli amici mi riferirono che il preside si era limitato a dire che da quell'anno ci sarebbe stata la scuola arianizzata per volontà del duce. Invece Mancuso, alla prima lezione di ginnastica, inneggiò la suprema saggezza che aveva cassato tipi come Cases e Pardo dal novero dei bei ragazzi d'Italia. Come si vede da questo piccolo frammento, è un racconto in cui Cases unisce la sua tipica ironia a momenti commoventi del ricordo, del pozzo della memoria di quello che è stato l'antisemitismo e il fascismo in Italia. Ed è un libro che riuscì a commuovere tanti intellettuali come Sebastiano Timpanaro, Franco Fortini, e per questo ebbe un grandissimo successo. E proprio in questo momento ci ricorda un po' quella che è la lezione che sta al centro del suo libro, e cioè che vedere come l'umanità diventa, prima col fascismo e poi col dominio capitalista, via via sempre più superflua. E lo ricordano molto bene le parole finali dell'introduzione di Luca Baranelli a questa edizione, che dicono: "Sono passati più di 40 anni da quando Cases scrisse queste pagine, ma per quanto ridotto a un lumicino quasi impercettibile, credo che vada ancora rivendicato da ebrei e non ebrei quel sogno di una cosa, oggi calpestato e deriso, ma a mio avviso più lungimirante dell'accettazione apologetica, compiaciuta o rassegnata dello stato di cose presente che egli formulava verso la conclusione. Una vera terra promessa in cui sia possibile l'essere miti senza essere vittime, la felicità senza sopraffazione, la religiosità senza Dio, l'attività senza maledizione del lavoro, l'attaccamento alle cose senza il denaro, la cultura senza il suo ruolo repressivo."